Vorrei chiamare per un breve saluto la dottoressa Sabrina Saccomandi, direttore generale della Fondazione Rom Technopol. La Fondazione Rom Tecno nasce quindi con il PNRR e l'ecosistema dell'innovazione della Regione Lazio. Sono ben 9 università, 4 centri di ricerca, tutte le istituzioni, le imprese più importanti. È l'ecosistema dell'innovazione più poderoso d'Italia. Il motivo occasionale è il PNRR. E sicuramente non porta di per sé la sedimentazione di quelle che sono le istituzioni che nascono appunto da processi. Il processo è stato il PNRR, ma il PNRR ha reso possibile un'aggregazione inedita, un'aggregazione quindi che è declinata su tre paradigmi: il paradigma appunto della transizione digitale, della transizione energetica, ma salute e biofarma. Siamo l'unico ecosistema, l'unico centro nazionale, l'unico partenariato esteso, quindi che nasce con i fondi del PNRR del Ministero dell'Università, che ha una focalizzazione sul dominio tecnologico dei dispositivi medici. Allora, quello che stiamo vedendo oggi, quindi questa casa dell'accoglienza, della ricerca, dell'innovazione e trasferimento tecnologico, vede Rom Technopol con un flagship totalmente dedicato ai dispositivi medici. E qual è la forza? È quella di mettere in maniera nuova, inedita, a sistema, appunto, il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Qual è la differenza? Perché Rom Technopol ha una potenzialità diversa rispetto a quelle che sono le istituzioni che sono quindi dedicate alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico. Le università fanno ricerca e sta nel core business di un ateneo. Le imprese fanno ricerca, ma le imprese fanno ricerca all'interno delle logiche d'impresa. Rom Technopol ha l'ambizione di restituire forza, valenza, declinando quelli che sono gli impatti sociali della ricerca, perché la ricerca è una ricerca che deve valorizzare, deve avere un'intelligenza emotiva, ovvero una sensibilità di capire quali sono i processi di cambiamento e di accompagnarli, deve avere un'intelligenza valorizzativa, ovvero di emersione del potenziale, deve avere una intelligenza sociale, ovvero di responsabilità. E questo diventa una intelligenza di cambiamenti. Allora, il cambiamento c'è. Se all'interno dei ruoli istituzionali c'è anche la consapevolezza della responsabilità, c'è la declinazione della passione, c'è la declinazione di costruire il futuro, di essere veloci, di accelerare, come diceva il Paese Alvaro, perché noi dobbiamo restituire velocità alla ricerca e all'innovazione, a che possiamo essere competitivi, a che possiamo declinare e rispondere a quelle che sono le esigenze della società. Questo lo si fa con una visione lucida, oltre che la passione, di quelli che sono gli scenari nei quali andare a lavorare, perché la ricerca poi evoca inesorabilmente anche la tematica dei finanziamenti. E quindi ha la lucidità di accompagnare, di creare il post-PNRR, di diventare l'interlocutore all'interno dei tavoli istituzionali, di accompagnare la ricerca anche nei processi giuridici, perché una ricerca, l'innovazione, quindi poi determina l'impatto sulle istituzioni. Allora, questa deve fare Rom Technopol e di questo quindi ringrazio tutti i tavoli di lavoro, ringrazio quindi le università, ringrazio le imprese e ringrazio le istituzioni, perché creare questa vitrina, perché Rom Technopol non sarà soltanto il nuovo Tecnopolo, ma deve essere la casa dell'accoglienza, la casa dell'accoglienza della ricerca, dove ciascuno deve sentirsi protagonisti ed essere appunto i veri attori del cambiamento. Quindi la dimensione dello stare insieme con una postura di responsabilità che evoca effettivamente le nuove dimensioni dello stare bene insieme. Grazie.